Mi chiamo Letizia, ho 41 anni. Sì, Letizia, continui. Sono Alessandro, ho 38 anni. Ma perché tutti quelli che più o meno hanno la mia età sembrano tutti più vecchi? Non riesco a capire, a parte che sistemo la cam perché è in culo e non va bene. Perché tutti quelli che più o meno hanno la mia età sembrano tutti più vecchi? Sono sposato con Letizia da 3. C'ha un entusiasmo questo uomo, minchia. Senti, guarda, senti l'entusiasmo che scorre. Proprio la voglia di vivere. Alessandro, 38 anni, sono sposato con Letizia da 3. Con Alessandro, 38 anni, sono sposato con Letizia da 3. La mia vita è finita, non ho più uno scopo, non trovo un senso in questa esistenza. E specialmente sono un androide. Francesco, grazie per la sub, benvenuta alla barba da bambino. Bimbi. Simone, che ha quasi 3 anni. Mi sembrava che avessi detto gay. E Elisabetta di 18 mesi. Un anno e mezzo, fai prima. Non è una forma di parmigiano, eh. Non è che sta stagionando 18 mesi, eh. Grana padano 18 mesi. Un anno e mezzo. Simone è molto vivace. Ce ne siamo accorti, diciamo, fin dalla nascita. Non so quant'è. Minchia, un vandalo! Simone è molto vivace, vaffanculo ai muri bianchi! Ma è un vandalo! Guarda che disegna dei peni sul muro! Mette la A di anarchia, scrive fuck the police! Ah, cab! Scappa via! Simone, smette di pitturare casa. Si arrampica, rompe le cose. E sempre. Nasconde il telecomando, un demonio. Sempre, continuamente in movimento. Bambino. Leonos, grazie per i 5, bentornato ormai, Martino. Urla, è molto prepotente. Come fa a essere prepotente? Scusate, siete i genitori, siete il doppio di lui. Scusate. Ciao Andre, vivo da solo e mi accompagni da quando torno a casa dopo il lavoro fino a quando ceno. Grazie per portare i contenuti della live anche su YouTube. Grazie a te per il cibo, Martino. Grazie mille, anche a te. Proprio il padrone della casa. Signora, se suo figlio è il padrone della casa, si faccia due domande, perché, ragazzi, siete voi i genitori, signora. Simone, basta fare la scimmia. Grazie per il cibatina. Cioè, siete voi i padroni della casa, eh? Doveste essere voi che attuate quel controllo parentale affinché il bambino non conquisti il territorio, cioè. Dai Simone, è andato in bagno. Buonasera Andre, domani devo andare a scuola e non ho voglia. Sì, ho la scuola il sabato. Vorrei chiederti se potessi anch'io fare gli auguri in anticipo per mia sorella che compirà 10 anni questa domenica e se potessi dare alcuni consigli per la prima media. Ma intanto auguri sorella, non mi hai detto il nome. Auguri sorella per i 10 anni, Valentina, grazie per il cibo. Consigli per la prima media. Non ci sono consigli. Cerca di ambientarti con i nuovi compagni di classe e sì, te stesso. Non esistono consigli per questa cosa qui. Non succede niente. Fra 2 secondi esce. Cioè, ci dobbiamo dare i turni anche per andare in bagno. Ma sicuramente, sì, dai, i turni per andare al cesso perché il figlio piange, batta al deck, se va là. Ma sadito, ma che cazzo dici? Cioè, io non posso cagare al cesso perché mio figlio piange. Davanti al capriccio io dico per esempio no, lascialo stare, Alessandro va vicino, no, forse vuole questa cosa, no questo, no quest'altro, alla fine il vincitore è Simone. Perché? Scusate, ma qui mi sembra che la situazione sia un attimo invertita, cioè il figlio piange, brontola e tu lo prendi in braccio, cioè qui la situazione è un attimo invertita, mi sembra che vada tutto al contrario, cioè quindi se suo figlio fa i compiti e si comporta bene lo mena di base. Cioè. Se ne approfitta. La sedia va qua, ecco fatto. La bambina che carina, sembrava un'anziana. No, la sedia, no, la sedia non va qui, la sedia va qua. Oh, prendiamoci il vestitino che andiamo a guardare i cantieri. Deve andare in posta più tardi. Un pochettino più autonoma, più indipendente. A 18 mesi, certo, ovvio. Guadagna da sola, è automunita, paga le bollette. È molto indipendente a 18 mesi. Nathan, grazie per i 2, mi interrompe per male, Valentino. Sono un po' diversi di carattere.
Sì, una non ha nemmeno sviluppato le più basilari funzioni cerebrali. Sì, dai, ora chiudiamo la... Ha bussato la lavastoviglie. La porta. Non le fanno più come quelle di una volta. Dai, che devo... Devo chiudere la porta. La figlia ha aperto una startup. Se io sto da sola con i bambini non riesco a uscire. Perché da una parte lei col passeggino, dall'altra lui che mi sfugge. E mi sono anche spaventata molto perché una volta stava finendo sotto una macchina e c'è stato un angelo che me l'ha preso al volo e... Signora, ma come cazzo 18 mesi? Come ha fatto fin su? E da allora, sinceramente, ho molta paura. Sì, viviamo chiusi in casa. Viviamo chiusi in casa, ma scusate un attimo però, allora, qui la situazione sta sfuggendo di mano, scusa un attimo, allora, cioè avete due figli piccoli, non è che potete vivere chiusi in casa perché ha rischiato di essere investito, allora uno rischia di fare un incidente in macchina, non prende più la macchina? Che discorso è questo? Ma bambini si devono sfogare, devono uscire, cioè... No, ma... Sono veramente stanca perché ho fatto due gravidanze, una dietro l'altra, con parecchi problemi fisici. Non so... Signora, ma perché le ha fatte? Come spiegare? Cioè, hai finito una fase con lui e stai iniziando con lei e devi stare sempre attenta, sempre attenta. Vorrei che la tata mi aiutasse a essere un poco più determinata. Vorrei imparare a dire no a mio figlio. De Andris, grazie per il tramento, non fermate, Martino. Minchia, deve imparare a dire no. Ma qui mancano proprio, cioè, qui manca proprio le nozioni di base. Qui caratterialmente manca proprio la base, signore. Deve imparare a dire no, mica, manca proprio la base qua. Ecco uno di tanti bambini che hanno rapito. Chi va? Io dico che va Lucia. È suonato l'allarme, l'edificio va a fuoco. Ciao bambini, io scappo, voi restate qui in mezzo al rugo di fiamme. Ciao bambini! Degli Avengers. Elia, grazie per i 4, non trovo a parlare, Martino. Come rapito, eh sì. La lore. Bloccata la live, no, me sta andando. Riavvia. Sempre Tata Lucia col classico modo da bulla che spalma da una tettata alla camera, ribaltando il camera. Guarda che bulla! Dice il camera e guarda, sbam! Di panza sulla telecamera. Ragazze, c'è un nuovo videomessaggio, vediamolo insieme. Mi chiamo Letizia, ho 41 anni e sono la mamma di due bambini, Simone che ha quasi 3 anni, Elisabetta di 18 mesi. In particolare ho qualche problema, soprattutto con Simone, perché fa molti capricci, gli sto molto dietro, però non riesco a gestirlo. Sono disperata, aiutatemi perché sono diventata praticamente un ostaggio dei miei figli. Questa famiglia mi sembra un po' cupa. Hai ragione, Lucia. In questa casa bisogna riportare il sorriso. Secondo me hanno bisogno di una visita di Tata May. Visto che insisti, prego, sono tutti tuoi. Come si diceva? No, non ci vai invece, vaffanculo, vado io. I delfini vanno... Che cazzo... Povero gabbiano, hai perduto il delfino. A ballare sulle spiagge. Delfini vanno a ballare sulle spiagge se ti sei fumato dell'LSD o del crack, se no... Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte. Anche lì con del crack, sì. Io con le donne non ci provo, ci riesco. Andrea, vieni a ballare a Bologna. Voglia, voglia. E tu dove vai a ballare? Cioè, beh, hai detto vieni a ballare a Bologna. A ballare in Puglia. Ottimo timing. Venis, grazie per i 7, mi trovo per male, Martino. Tieni la testa. Ma c'è il copyright, scusate. Sono Oh, e baffa culo. Da me.
Avanti. Guarda chi è Simone. No, ha sbagliato. Doveva dire sono Elei, madre di due. D-E-M-O-N-I-I. Viva Satana. Puglia, Puglia, Puglia. La stessa simpatia. Dopo la scavalcata l'ha ignorato proprio. Buongiorno. Boh, me l'ha preso per la testa. Buongiorno. Vai, vai, vai fuori, scappa. Tata May. Ciao, Tata May. Il bambino non vedeva la luce del sole da 6 mesi. E tu come ti chiami? Elisabetta. Simone. Il cancello aperto? No. Allora, mi metterò seduta sul divano e vi osserverò. E voi fate come se non ci fossi. Mica neanche partiti che già uno piange. Sta uscendo Elisabetta, sai? Appena arrivata, noto subito che Simone rifiuta la mia presenza. Cosa vuol dire? Questo mi fa pensare che è un bambino non abituato ad entrare in relazioni con altre persone. I bambini, a furia di stare chiusi in casa senza luce, diventeranno i mostri delle colline e hanno gli occhi. È razzista. Che deficienti. Ma è caparezza e con ballare si riferisce alla morte. I treni vengono depositati nei musei dopo aver terminato il loro servizio. Sì, sì, lo so, lo so. Muoiono sulle spiagge, eccetera. È una critica ai problemi della Puglia, inquinamento, lo so, lo so, IVA, lo so. Lavoro, grazie per il cibatino. E subito così lo esci, Simone, fuori? Andiamo a Pier Gelato? Grazie per il cibatino. Simone, la prego, si contenga, cioè non si spogli in camera. Adesso vedi che Simone guarda Tata May, gli fa RUSP! Aiutiamoli a casa loro! Buongiorno Tata May, ok sti cazzi, e tu bimbo merda vai a giocare lì, dove ci sono i diruppi e tombini, e pure razzista sto bimbo. E andiamo avanti, si sa mai. Mo se sfoglia e le fa l'elicottero. Ah, così diretto, grazie per il giro. Il bambino intanto guarda fuori che non vedrà mai nulla. Ma basta fare così da tre quarti d'ora. Il bambino sta impazzendo e comincia a fare la giravolta da solo. No! Simone è chiuso nel suo mondo, prigioniero della casa e della mamma. Ma cos'è sta musica malinconica? No! Signore, lo faccio uscire un po', sto cazzo di bambino! Ma che cazzo? Ma c'ha 3 anni qua, ma fallo uscire un po'! Che cazzo, cioè, viene su con i complessi! I carcerati hanno più ore d'aria di sti bambini. Ma veramente? Oh, ma viene su con i complessi sto bambino, ma fallo uscire! Dai, dobbiamo fare la pappa, dai! Aiuto, aiuto, fatemi uscire, dai, povero via. Bimbo! È ora di cena e la situazione è totalmente fuori controllo. Non si sa cosa preparare per la cena e nessuno ha fatto la spesa. Vabbè, ma io ci credo che questo bambino è sovraeccitato, scusami, cioè, se non si sfoga mai. A 4 anni un bambino deve sfogarsi. Se non si sfoga mai a 4 anni un bambino, è normale che sia sovraccarico d'energia. È tornato, grazie per aver fatto la salva, Dino. Quindi Alessandro decide di andare al supermercato.
Porta Simone con lui e di bambino, finalmente libero, non fai capricci. Mentre Alessandro è andato a fare la spesa, Letizia potrebbe organizzarsi e preparare la tavola. Minchia, all'uscita del bambino al supermercato, le emozioni volano. Ma non lo fa. Quando Alessandro e Simone rientrano, niente è pronto, i bambini sono stanchi ed è anche tardi e quindi ricominciano a fare i capricci. Primo, grazie per il tuo mento, anche Armando, il malatino. Grazie, malato. La bambina fa allenamento. Ah, più o meno era subito che è stata data, è un insieme di vocali. Oh, che buono, finalmente un po' di cibo per gatti. Alla fine Simone mangia in piedi ed Elisabetta passa. Sì, ma perché gli hanno dato degli stronzi di capra come cibo, scusami? Sticcia nel seggiolone, abbandonata a se stessa. La sinnata alla cena ufficiale. Cioè, se andiamo a fare in culo. Signora, come fa suo figlio ad aver sonno se non ha fatto un cazzo da mattina a sera? È stato chiuso in casa? Come fa un bambino ad aver sonno e andare a letto se non ha fatto niente tutto il giorno? Ma che cos'è? Quello urla, quello spacca i giochi, quello sta guardando le istruzioni del ride. Ma che cazzo? Ma che cazzo sto guardando? Ma che cos'è, un manicomio questo? È un centro recupero psichiatrico? Ma che cos'è? Ma manicomio sto posto. Ma non è che fastidio ai bambini, i genitori devono saper fare i genitori, scusami, non è che fastidio ai bambini. Cioè, se tu fai un figlio, devi essere nell'ottica e preparato a fare il genitore. Se non sei buono, non fare figli. Cioè, ragazzi, è lo stesso motivo per cui io non ho ancora fatto un figlio, perché non mi sento pronto e non voglio mettere al mondo un infelice esistenziale. Il padre è fisicamente e psicologicamente provato? Tra bambini che urlano e la moglie che non gliela dà più, andrà al manicomio. Sì, sono d'accordo, poteva non fare figli, però... Grazie per il cibo, cioè... Ti giuro, io già non sopporto i bambini, sta puntata mi irrita l'anima. Ma patatina, non è che non sopporto i bambini, perché se questi bambini uscissero, si sfogassero e facessero le cose normali, non sarebbero così. Cioè, se tu devi fare un figlio, devi essere pronto a fare il padre o la madre. Se psicologicamente non sei pronto, non è una colpa. Non è una colpa. Però i figli li si fanno se, non si, se si sa di non mettere al mondo degli infelici esistenziali. Se non sai fare genitore, ma non fare i figli, ma chi ti obbliga? Quanti anni hai? 33? No, io non avrei dei figli così, perché io i miei figli li farei uscire, li farei giocare. Quindi non avrei... I miei figli avrebbero altri problemi dovuti ad altri difetti del mio carattere, ma questo no, quindi... C'era una musica inquietante, ho visto un rapimento. Che è successo? Si è letto. È più disastrosa delle altre cose. Stava controllando quanto ride serve per ammazzare un bambino. Simone dorme nel lettone. In questa famiglia ci sarà molto da lavorare. Buongiorno principessa! Ah! Questo sua moglie la sveglierà così. Questo quando sarà adulto e sarà sposato, la moglie... Ah! Buongiorno a te, amore mio! Ah! Sì, sì, ti vado a fare il caffè! Ciao, buongiorno! Stai qui! Simone piange in continuazione. Mentre Elisabetta è abbandonata a se stessa. Elisabetta sta esplorando il mondo, non se la caga nessuno, suona il piano, sposta le sedie.
Gli innumerevoli capricci di Simone sono solo la manifestazione di un disagio perché nessuno lo ascolta veramente. Questi genitori sono distrutti comunque, ragazzi. Questi genitori sono distrutti. Cioè, hanno perso la voglia di vivere. Preferisci Welcome to the Jungle o Sultans of Swing? Welcome to the Jungle. Grazie per il cibatino. Signora, suo figlio... Qualcuno aiuti i vicini di questa famiglia. Signora, suo figlio si sta mangiando una sigaretta. Io non per dire, non credo che mangiarsi le sigarette sia salutare a 4 anni. Poi, cioè, di solito io mangiavo altro. Vabbè che, considerando com'è la situazione, non è da escludere che diventi un tabagista balla barra cannato. Da madre vedere questo è davvero assurdo. Non ci è stato nessun momento dove la madre abbia consolato, abbracciato, dato segni di amore al bambino, solo facce sbuffe, preso malamente dalle ascelle, un abbraccio di consolamento. Te l'ho baci, detto. Segni di amore dove? Detto, questi due sono distrutti, poi il bambino sta anche cominciato a fumare a 4 anni. Sta mangiando la sigaretta. Mamma e figlio non sono in empatia, non hanno costruito una relazione fatta d'intesa. Non hanno costruito niente. Non Letizia lo opprime. Simone? Lo soffoca. Simo? Non lo lascia libero di esprimersi, non lo stimola. Allora, la vuoi vedere pipì, sì o no? Vuoi l'acqua? Andiamo a vedere le fotografie? Giochiamo a disegnare? E gioco io da sola. Non aspetta che sia lui a chiedere, continua a fare domande senza mai aspettare una risposta. Fa tutto lei, fa tutto lei. Luca, grazie per i 2 minuti. Per mattino. Non ho fatto live ieri perché ho avuto un po' di reflusso la notte e sono stato male. Ero distrutto la sera. Faceva tutto lei. Allora, Simon, ti va di vederci la puntata dei Beautiful? Ti va? Ma che bravo bimbo, dai, andiamo a vedere. Andiamo con la macchinina. Dai, forza, vai. Ah, no. Aspetta che ti prendo l'altra, aspetta. No, aspetta, il giardino è pericoloso, vai in casa. Cambia sempre attività, senza attendere che Simone possa provare a fare. Simone ha problemi di linguaggio perché non viene stimolato. Però in quanto a vocali è bravissimo. Dovrebbe fare il doppiatore di Goku che si trasforma, Simone. Continua la mia osservazione. Letizia è una donna, ma non è ancora una mamma. Aspettiamo che ti calmi. Per lei è difficile dimostrare quello che prova ai figli. È distrutta sta signora, è distrutta dalla vita. Sulla A è un fenomeno. Simone, porca cielo, dai! Guardali, sono distrutti dalla vita, non ce la fanno più! Persino me, la tata è distrutta! Sì, ma questa pressa un botto. Secondo me da grandi bimbi si ribelleranno parecchio essendo così oppressi. No, ma non è solo quello. Grazie per il cibo, Patina. Alla, grazie per la sub, Tras, grazie per i 7, benvenuti, bentornati, Trave Armate, Patini. Forse sì, Tras, forse sì, però è ancora tutto in cantiere, quindi... No, non è questo, ragazzi, il punto. Il punto è che, ragazzi, non erano pronti a fare i genitori, ragazzi. Non erano pronti a fare i genitori. Un giorno così per la fine, non erano pronti a fare i genitori, questi ragazzi. Questa mamma ha bisogno di essere guidata passo passo anche nelle cose più banali. Si sono imbarcati in un'avventura che era fuori dalla loro portata. È arrivato il momento di parlare con la famiglia. Qua abbiamo 6 mesi di chiacchiere. Allora, cominciamo col dire che avete sbagliato tutto. Proprio errore, proprio dall'inizio alla fine, tutto un errore. Cari genitori, vi ho osservato e ho visto che non ci siamo proprio. È un disastro. Mi piace tata May, lei è diretta proprio. Se fosse stata più diretta poteva dire: guarda, come genitori fate cagare al cazzo. Cioè, se ci fosse una scala da 1 a 100 di bravura sui genitori, voi sareste in meno 4. Cioè, come genitori la merda è meglio. Tu, Letizia, dici che sei l'ostaggio dei tuoi figli. Invece ho visto che sei tu che hai rinchiuso i tuoi figli. Invece ho visto che sei tu che hai rinchiuso i tuoi figli. E non ho... Vuoi da bere?
che sei tu che hai rinchiuso i tuoi figli. E... Già, io sono ancora qua. Non riesco a lei, uscire. Grazie per gli 8, Non puoi chiudere i bambini in casa. Quando il bambino va al parco, lui si sfoga anche. Come fa a conoscere il mondo se è in prigione a casa? Ha ragione. Allora, ha ragione, ma se sapete che ha ragione, perché cazzo non avete fatto niente? Ho notato che tu tratti Simone come un neonato. C'è il pannolino. Cioè, a 3 anni non può avere il pannolino. Ora è andata all'asilo. All'asilo non lo porta il pannolino. Però sinceramente... Perché a casa, scusami, perché a casa deve portare il pannolino se all'asilo non porta il pannolino? Perché con lui in casa io non riesco, perché lui sta male se vede Simone che all'improvviso fa la pipì. Alessandro, non aiuti tua moglie per niente. Dovete essere uniti, dovete trovare il momento di parlare della vostra famiglia, organizzarvi, così davanti al bambino siete uniti. Il momento non lo troviamo mai. No, si trova. Ci devo comprare. Dovete riorganizzare la vostra quotidianità, la casa, a che ora mangiare. Ma il problema è che proprio non ci siamo con gli orari. Ma il problema è che abbiamo 2 figli. C'è un modo per annullare questa maledizione. Trovate un compromesso. Io pensavo questo, cioè di far mangiare i bambini alle 7 la sera. No. Perché io non sono d'accordo. Una volta almeno al giorno dovete stare tutti insieme, sennò che famiglia è? Sì, no, è giusto. Io pensavo di anestetizzarli col cloroformio, con un etere. Si sposta di un'ora, mangiata alle 8, poi dopo alle 9, quando i bambini vanno a letto. Comunque ceniamo le 2. No, cenate insieme ai bambini. Pronto? Ma ce la facciamo o no? Ti sto dicendo che devi cenare coi figli, pronto? Sveglia! Hello? Anybody here? Ce la facciamo? Devi cenare con i figli! Allora, io cenerò alle 7 e i bambini alle 8. No! Poi li mettete a letto e dopo state insieme. Dovete andare d'accordo. Cioè, trovare un punto non d'incontro. Riusciamo a trovare il punto d'incontro. E non va bene perché una volta al giorno, se il bambino non va all'asilo. Non troviamo il punto d'incontro perché dormiamo con tutti i bambini in camera. Che punto d'incontro vuoi trovare? Scusa. Stiamo parlando della cena. Parla come cane pazzo il padre di Mr. Flame. Intanto risolviamo il problema della cena. Ecco. Dovete dare il buon esempio. Loro imitano i genitori. Se è tutto così sballato, anche i bambini sono sballati. Voi siete proprio dediti e succubi di Simone e la bambina piccola Elisabetta è lasciata a se stessa. Cioè, una bambina di quell'età non può crescere da sola. Allora, siamo concentrati solo nei su capricci. Simone. Mm-hmm. Non solo nei capricci, in tutto. Non vi deve dominare. Lui deve iniziare a capire che siete voi i genitori. A me fa stare proprio male lui quando sta nel pieno del capriccio. Signora, ho capito. Un bambino fa i capricci. A 3 anni farà i capricci. Non è che un bambino a 3 anni può sedersi a tavola e dire: allora madre, che mi dice? Come sono andate le fatturazioni trimestrali della nostra azienda? Abbiamo avuto un incremento delle vendite su base annua? Signora, a 3 anni fa i capricci. Cazzo, è che faccio un bambino a 3 anni? Allora... No, se insegni il bambino a comunicare e gli parli nel modo giusto, lui si Raldus, grazie per essere venuto la barba. Tu non parli al bambino, non ascolti e quindi non gli dai modo di comunicare con te. Non vedo un'intesa e un'empatia fra di voi che ci dovrebbe essere fra una madre e un figlio. Proprio per questo Simone... Ma è fatta, che è sotto effetto di cannabis, perché è così? Sembra Brock dei Pokémon. Simone ha difficoltà a parlare. Si alto, grazie per la sub, venuto per me, Patino. Devi essere forte, forte. È il fare che non... Ehi, sarai veloce come veloce il vento. Scusate. Facciamo, si fa. Da domani si cambia tutto. Va bene? Se questi hanno un problema con un bambino di 3 anni, pensa a quando sarà in adolescenza. Grazie per il circolatino. Sono un po' male per il fatto che mi ha detto che c'è poca empatia con Simone, perché pensavo invece di averla al 300%. Signora, ma dove? Ma dove, signora, scusi, dove la vede l'empatia?
Cioè, l'unico rapporto che lei ha con suo figlio è: Simone, basta, Simone, no, Simone, vieni qui, aspetta, fai questo. Signora, cioè, in nome di Dio. Cioè... Sono pienamente d'accordo sulle cose che ha detto la Dara. Non pensavo veramente di trattare Simone come un neonato. Ma qualcuno si ricorda che c'è anche la bambina? Perché la bambina non esiste, non l'hanno nemmeno messa in considerazione. Cioè, qualcuno si ricorda che esiste anche la bambina, no? Per dire, È arrivata Macai, la tua spesa online. Scarica l'app, registrati in pochi secondi. No, non lo farò mai. Svegliato il doppiatore di Goku. È giunto il momento di cambiare le regole. La prima regola è per la mamma: i bambini devono uscire tutti i giorni. L'infanzia è libertà. Sì, vedi il bambino che fa sì, fanculo, anarchia nel Regno Unito. Va bene, mamma? Seconda regola: no ansia, ma correre, parlare, giocare, dipingere i muri di casa, sorridere, esplorare e ascoltare. Terza regola della tata è per Simonello. Terza regola della cacca. Terza regola della tata è per Simonello. Non si fanno i capricci. Quarta regola della tata è... Ah, della tata, ho capito, della cacca. Sempre per Simonello. Ognuno dorme nel suo letto. Va bene? Quinta regola. Ma del marito come si è ingalluzzito? Finalmente dopo 3 anni si tromba! Guarda come sei tutto ingalluzzito! Non la vedo da 3 anni! Per tutta la famiglia. Si mangia tutti insieme ad orari stabiliti. Ultima regola. Parola d'ordine tutti insieme. Divertimento. Allora adesso andiamo tutti a attaccare le regole. Spingi, spingi, Simone, vai, vai, spingi. Bravo. Spingi, spingi, spingi. Batti bene, batti bene. Secondo me la regola più difficile sarà divertirsi, perché qua in questa famiglia non ci diverte, non ci si diverte. Questa famiglia c'è lo stesso sprint e emozione della famiglia Adams. Qua non si ride, qui si uccide. La regola dell'ansia. Cercherò di mettere da parte tutti i fattori esterni che l'hanno provocata fino ad ora, perché i bambini comunque hanno diritto ad avere serenità. Io l'ho sempre detto, noi siamo il prodotto delle turbe psichiche dei nostri genitori. Io l'ho sempre detto, i figli sono il prodotto delle turbe psichiche dei genitori. Forte, forte! Forte! Cercheremo di migliorare il più possibile. Sembrava l'intro della famiglia Adams. È arrivato un momento importante. Ho deciso di chiedere a Letizia di portare i bambini al parco. Ho portato una cosa per te. Sono delle scarpe, servono per camminare. Esci da sta cazzo di casa! Tenere in sicurezza Simone. Va bene? Mi aiuti a capire. Non si vive, si sopravvive. Certo, non c'è problema. Andiamo? È un collare, un guinzaglio per tenere al guinzaglio la bestia del demonio. È una pettorina. Ora ho capito perché sono in terapia. Grazie Andre. Prego, grazie per il cirpatina. Ma no, è una pettorina, raga, non è un collare. La museruola. Attenzione, attenzione alla bimba. Scusa amore. Scusa amore, me l'ho dimenticato che esistessi. Quando la tata mi ha detto che dovevo... Che avevo 2 figli, non ci potevo credere. Da dove cazzo è uscita l'altra bambina? Non me l'ha accorta fino adesso ad averla. Perché nessuno mi ha detto che io ho 2 figli? Uscire tutti insieme, andare al parco, sinceramente più che l'ansia mi ha preso proprio il panico. Aspetta amore. Svelti. Che ora stacchi? Dai, che bello. Adesso vai a correre al parco. Autobello, grazie per i 4, mi trovo per me, patino.
perché mi sembra giusto che le persone che i video che guardo monetizzino anche loro. Ah, andiamo. Ha visto la macchina del papà. Forza. Andiamo, dai, cammina. Prendilo in braccio, Letizia, prendilo. Prendilo per le braccia, io lo prendo per le gambe, avanti, andiamo. Prendilo, acchiappalo, forza. Andiamo, andiamo. Amore, andiamo, dai, guarda. Noi ora stiamo andando al parco. Dove ci sono le altre bimbe che sono? Dai. Figlio, guarda, il figlio è confuso, è spaesato. Dice, cosa sono questi cilindri marroni con del verde attorno? Che cos'è questa cosa? Perché vedo azzurro sopra? È tutto azzurro. Che succede? Vedi? Ci siamo. Lo devo sganciare ora? Signora, ma che cazzo... Signora, ma non è un Rottweiler, è un bambino! Lo devo sganciare ora! Liberate la bestia! Ma signora, non è un... Il bambino comunque potrebbe lavorare come antifurto. Ah, quello è sicuro, grazie di cipatina! Cioè, ma che cazzo? Ma non è un Doberman! Posso sganciarlo? Ma in che senso posso sganciarlo? A me lo sembra che stia parlando di una bomba, la sgancio? Sì, solo questo puoi sganciare. Ah, ecco, è così. Ecco qua, aspetta un attimo, fatto. Vai. Ma io non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Signora, la vita è fatta di rischi, però. Cioè, lei deve entrare nell'ottica delle cose che la vita è fatta di rischi, signora. Liberate il Kraken. Signora, la vita è fatta di rischi. Cioè, lei rischia ogni volta che va in macchina, prende un aereo. Cioè, signora, non possiamo vivere in una bolla di cristallo, per Dio. Cioè, io capisco tutto, nella vita ci vuole equilibrio. Però che cazzo, signora, cioè... Vedi quanto è felice? Io ho paura che ci sia una via di uscita e lui la prende. Non c'è nessuna via di... Signora, ma dove cazzo vuole che vada? 4 anni, sto bambino. Dove cazzo vuole che vada? In aeroporto, prende un aereo e va... ai Caraibi. Cita, guarda, ti guardi intorno, guardi intorno, guardi a destra, è tutto chiuso. Signora, si siede e gli chieda di giocare nell'aria circostante. Andre troppo ridere, ma una volta quando è nato il terzo figlio stavamo andando tutti in macchina, io ho preso il seggiolino vuoto e il bambino neonato lasciato a letto a casa. Ovviamente me sono accorta subito, ridere a crepapelle, ridere a crepapelle. Mamma, ho perso l'aereo, Kevin! Ma il bambino al guinzaglio? Manco fosse un mini The Rock che salta per gli alberi e assassina i bambini. No, ma grazie per essere entrati, ma no, ma mi fa ridere perché, cioè, gli dica al bambino di giocare nell'aria, cioè. Vedi poi che inizia a sorridere pure tu. Sta sereno un po'. Felice lui, felice te. Piccina. Ah, piccina, è vero che esisti. Metti questo alla bambina, nella borsa. È una bambina, pensavo fosse un soprammobile, scusa. Mettiti con lui. Se ti metti davanti è meglio. Così ti guarda, sorride. Ecco così. Dai! Ciao! L'esperienza del parco è stata veramente bella, positiva. Soprattutto perché sono riuscita a superare le paure che ho avuto in questi ultimi tempi. E poi è stato un momento di spensieratezza. Sinceramente sono riuscita a staccare la spina anche io e ne avevo bisogno. Signora, bastava andare al parco, bastava scendere di casa, far 20 metri e andare al parco. Non è che, cioè, ha dovuto prendere un master in ingegneria aerospaziale. Non ci posso credere, aveva il figlio al guinzaglio, questa è matta. Al pettorino, grazie per il cipollatino. Sempre c'è davanti incubo, che lui ti puntate. Guarda negli occhi, che gli dai sicurezza, capito? Bravo! La bambina, comunque, questa bambina è tranquillissima. Simone ha fatto sicuramente più cose che normalmente fa con noi. È stato bellissimo vedere come si divertiva con lo scivolo, con l'altalena. Mi rendo conto che bisogna lasciarlo libero il più possibile. L'hai visto? Guardalo! Un bambino, signora! Era io!
stavo aereo. Che cos'è quell'uccello di metallo enorme che vola? Era l'Italia. Era l'Italia. I bambini devono mangiare, quindi dobbiamo organizzare la cena. Chi ha deciso di cucinare? Tu? E tu ti occupi dei bambini, li lavi e magari puoi anche giocare con loro, capito? Allora andiamo, su. Senti, Alessandro, la tavola con i piatti, non di plastica, eh? No. E vedere come fai la doccia. Ma questi mangiano solo bistecche, scusami un attimo, cioè non ho capito, cioè quante bistecche, per l'amor del cielo, tanta roba, ma quante bistecche mangiano? Nei capricci non si urla e non si piagnuccola, devi fare il bravo. Quando hai smesso puoi scendere dal divano. Lilibettina? Signora, May, piano che le vomita. Adesso si mangia. Sì, ma piano. Non me la shakeri così. Piace un sacco bistecche e verdure, oh. Brava Manjin Bu. Sembrava Manjin Bu. Pitu pitu, pitu pitu, pa! Ho fame, ora ti mangio. Imbecille Manjin Bu. Best personaggio ever. I tacchi vuoti qua dentro. No, vuole il plum cake. Minchia, certo che il plum cake è bello tamugno, eh. Il plum cake senza latte la butta giù, eh. I genitori devono essere una guida sicura per i figli, non devono trasmettere le loro paure. E quindi ho deciso di mettere alla prova i genitori. Si è rovinati? La prova di metà allora, settimana. Allora, oggi Letizia e Alessandro, voglio vedere come riuscite a gestire i bambini da soli. Prima facciamo che Letizia va a fare shopping, mentre tu, Alessandro, stai con i bambini. E poi dopo voglio vedere che vi scambiate i ruoli e tu, Letizia, guarderai i bambini da sola mentre lui fa la spesa. Va bene? Mi raccomando, perché vi darò il voto dopo. Non sarò con voi. Ma vi guarderò. Posso abbonarmi con Prime? Punto esclamativo Prime, patatino. Clicca sulla stellina abbonati per abbonarti. Forza. Ciao bambini. E vi ricordo che con Prime la sub è sempre gratuita, papere. Faccio prima io. Cosa? Lui, scusami. Ciao bambini. Forza. Ma no, DPCM, DRCM. Ciao bambini. La maglia con scritto DPCM. La maglia con Conte che ti guarda e fa: ti rompo il culo. Faccio prima io e tu vai a fare la spesa. È sopra il link di Prime, ragazzi, l'avete già superato. Eh sì, hai detto devi fare qualche cosa. Ma lì sopra, l'avete già superato, ragazzi. Vado a fare la spesa. Dai, dai, andiamo, Elisabetta. Vado. Opla. Che devo fare? Alessandro, vai su. Cosa ha detto? Andiamo, Elisabetta. Opla. Che devo comprare? Che devi comprare? Signore, carissimo, a meno che voi non vi nutriate di tappeti, monocoli e tergicristalli, compri del cibo, verdure, pasta, dei sughi, della carne. Alessandro, vai in supermercato e prendi quello che ti piace. Cioè, perché gli uomini sono così? Ma proprio una cosa degli uomini, perché gli uomini sono così impediti al supermercato? Non tirare. Non tirare. Ah,
ho preso anche i sacchetti per raccogliere la cacca. Non ti arriva il vigile. Signora, hai i sacchetti per raccogliere la merda del cane? Ah, ma un bambino! Non tirare, piano! Ti porto al veterinario, Vedi il cane che fa lo guarda. C'è il bambino che vede un cane e fa... Vedi il cane che fa... Vedi l'altra tipa... Signora, tenga a guinzaglio il suo bambino che spaventa il mio cane, signora! Vieni, Elisabetta. Simone, non stare per terra. Lori, grazie per la sub, venuta la barba, Martino. Simone. Simone, per favore. Ci sono pure le persone che pensano che chissà che cosa è successo, mi innervosisce, sinceramente. Dai, forza. Dove vuoi andare? Meg, grazie per la sub, venuta la barba, Martino. Qui abbiamo dei problemi di deambulazione, la madre ha slogato la spalla alla figlia. Bambina slogata. Ma dove stanno andando? Tengo cuore italiano. Che cazzo era il padre che beveva il caffè? Benvenuto per me, Martino. Il bambino sta scoprendo nuove cose. Guarda che non si prende per mano, si prende al guinzaglio. Io glielo dico, lei proprio le mancano le più basilari regole dei figli. Lo sanno tutti, scusi, lei il suo cane lo prende per la zampa? No, lo prende per il guinzaglio, scusi. Dai, fai il bravo, dai. Andiamo, con... Non è che esco con i cani tenendoli per la coda, cioè. Simone, vieni, cosa ti colpi? Astro, grazie per i 2,29 euro, Martino. Andiamo. Ma poi il body me lo vengo a prendere. Orazio, sto bambino verrà su con una lista della spesa come traumi e un fogliettino illustrativo di problemi a rapportarsi con il mondo e con gli altri. Ma io dico perché sta gente fa figli. Grazie per il cipattino, Però mi fa ridere, lui cammina. Questo sarà il titolo della live che ricaricherò. Ricarico la live su YouTube, la chiamo Guarda i vecchi! Guarda i vecchi! Grazie per aver invitato a Sambaru! Ma perché i vecchi sono tutti così? Ma guardali! Stesse scarpe, stessi pantaloni o una maglietta o la camicia! I vecchi che si siedono con la panza! Hai visto quel padre? Hai visto? Mica come i miei tempi, sì, faceva così noi quando eravamo bambini, prendeva tante di quelle botte. Sì, adesso i genitori sono troppo indulgenti con i bambini. Perché poi da adulti diventa scarsa fatica. Diventano scarsa fatiche. Questi ragazzini qua che non hanno più voglia di fare niente, tutto il giorno chiusi in casa. Ai miei tempi io lavoravo, quando avevo 4 anni andavo già al pascolo a aiutare mio padre con le capre. Se piangevo, tada, botte. Sì, in effetti, mi ricordo. Poi tra l'altro anche le mamme di oggi non so più ai donne. Scusate. Potrei andare avanti tutta la live. Potrei fare tutta una live così, scusate. Ma che fa? Fai i pesi. Allora, che dobbiamo fare? Io non ho capito perché sta piangendo. Cos'è successo? Cos'è successo? Dai.
Che dobbiamo fare? Vai. Scusa, ma lei da dove è sbucata, scusami? Da dove è sbucata lei? Ti sei pisciato pure addosso, dai. Calmati, amore, calmati. Non è successo niente, eh? Dai, vuoi andare a prendere un gelato? Con la tata? Eh? Che gusto ti piace? Dai, andiamo a prendere il gelato. Ti faccio vedere una cosa. Non devi mai esasperare il bambino. Quando è così, trova un'alternativa divertente. Capito? Dammi la bambina. Ragazzi, si è pisciato sotto. Ragazzi, è un bambino. Scusate un attimo, ragazzi. È un bambino. Cioè, ragazzi, se è nervoso, se è stressato, bisogna calmarlo, ragazzi. Cioè, è un bambino, ha 4 anni. Voi lo sapete che è stato più o meno dimostrato che i cani hanno circa l'intelligenza dei bambini di 4 anni, più o meno. Ragazzi, un bambino di 4 anni non è razionale, non è logico, va a istinto, va a sensazioni. Cioè, se tuo figlio si piscia addosso per strada, bisogna calmarlo, ragazzi. I bambini vanno trattati come dei gatti. Trattate i vostri figli come se fossero dei gatti o dei cani. Cioè, se il vostro cane si piscia in casa, se il vostro cane è stressato e piscia per terra, voi lo menate? Cioè, ragazzi, se il vostro cane in casa ha paura dei botti, lo picchiate? Cercate di calmarlo. Cioè, ragazzi, è un bambino. Non è razionale. Allora, Devi, grazie per i 7, bentornato per Marco Martino. Cioè, l'ha calmata in un secondo. Quanto cazzo ci voleva? Quanto ci voleva? L'ha calmata in un secondo. Cioè, ragazzi, sono bambini. Cioè. La tata. Eh? Girato il dito. Oh! Poi i figli sentono molto la tensione dei genitori, ragazzi, i figli percepiscono la tensione dei genitori, la sentono, perché noi, anche se siamo animali evoluti, ragazzi, noi percepiamo la tensione nell'aria. I bambini, specialmente i bambini, che hanno ancora un cervello molto più aperto a livello emotivo, cioè... Lo vuoi gelato? Sì, ragazzi, i bambini vanno trattati come un cane. Vanno trattati a livello emotivo come se stesse trattando un cagnolino, perché emotivamente e intellettualmente quello, ragazzi, sono. Poi crescendo diventeranno intelligenti e razionali. Ti piace grande grande? Oh! Ma non che lo fai mangiare nelle scatole della scodella, non quello! Rigori, andiamo subito! Allora, Letizia, sono intervenuta perché lui ha perso il controllo. Se fai capricci in mezzo alla strada, trovi un'alternativa e lo devi distrarre. Quando uno va con i bambini in giro, devi rendere la cosa divertente a tutti e due. Mm? Ti ridò la piccola e vai avanti. Dai. Il gelato. Vuoi il gelato? Vabbè, almeno li distrae. Vabbè, li avrà cambiato, dai. Lo deve portare fuori a far cacare. Caro, bravo. Beh, è un gelato. Almeno mangi un gelato, tranquillo. Esatto, infatti questo ha anche il guinzaglio, ci manca la museruola e poi siamo a posto. Comunque la tata si è incazzata di brutto. Ah, ma sì, ma sei incazzata perché non è capace, cioè, voglio dire, ho un figlio di 4 anni, ma cioè, ma non trattarlo come se fosse un adulto. Cioè, se un adulto si piscia per strada gli dici che cazzo hai fatto, stai male, c'è un bambino, cioè. Molto bene. La bambina, come sempre, non esiste. Cioè, esiste, ma... Letizia e Alessandro, la prova non è andata come avrei voluto. Vi do un 2. 4. A te, Alessandro, 4 meno. Tu ti sei arreso subito. Un genitore non si deve arrendere subito. Deve trovare un'alternativa. La bambina è un'autova. Hai visto quando lui...
faceva i capricci. Sono arrivata, l'ho abbracciato trasmettendogli sicurezza e poi con il divertimento o il sorriso l'ho calmato. Questo è quello che devi fare, capito? Adesso ho capito. Tu, Letizia, sei riuscita a tenere i bambini, però non ti sei divertita. Ho notato che voi sorridete poco. No, non sorridete affatto. Da quando è iniziata la puntata io non li ho ancora visti sorridere una volta. Una che sia una, mai. Non li ho mai visti sorridere, mai. Io non capisco perché non riuscite ad essere una famiglia felice. Avete due bei bambini, dovreste sorridere dalla mattina alla sera per quello che avete. Dei bei bambini sani, quindi sorridete, che la vita è bella. Comunque non vi preoccupate perché abbiamo ancora altri giorni insieme, va bene? Ok. È il voto famiglia. Voto basso a un genitore fa sempre male, perché ci metti sempre il cuore in ogni cosa che fai. Un po' come a scuola, quando facevi religione solamente perché fa media. Io l'ho fatta per quello a scuola. Faceva media totale. Nel totale delle materie averne più sopra che sotto era fondamentale a scuola da me, quindi religione faceva media. Certo, poi dicevo un sacco di stronzate, dicevo un sacco di cagate col prof di religione, tipo com'è che il diavolo ha convinto Eva a mangiare la mela, urlandogli Marlene! Però ho cagate del genere, tipo ma la mela era Melinda? O era della Valle degli Orti? Però a parte queste stronzate qua, comunque religione faceva media, quindi era comodo, voglio dire, anche come materia. Quindi ricevere un 4, 4 meno, insomma. Il voto della data me l'aspettavo, non così severo, ma me l'aspettavo. Però ho visto che con poco posso migliorare. L'uomo del Monte Appetto, sì. Sì, a me faceva media religione. Allora Letizia, è arrivato il momento di mettere i bambini a letto. Questo è il biberon e un libricino per Simone. Ognuno nel proprio letto. Brava. Proviamo. Simone, andiamo a fare la ninna. Lascia questo che andiamo a fare la ninna. Allora Alessandro, quanto mi sono divertito a scuola. Quanto mi sono divertito a scuola. Va bene? Ragazzi, può sembrare assurdo, ma il periodo scolastico è stato il più bello della mia vita. Io mi sono divertito troppo a scuola. Cioè, è stato troppo divertente. Ripensando a dopo, è stato troppo divertente. Cioè, a parte questo, quello degli ultimi anni, perché è l'ultimo anno da quando ho iniziato a fare lo streaming, mi sto divertendo davvero tantissimo con voi. A parte questo periodo, quello della scuola, ragazzi, è stato il periodo più divertente di tutti. Cioè, io ragazzi, pianto quando mi sono diplomato. Io mi sono messo a piangere all'idea di essermi diplomato. Cioè, sono uscito da scuola con le lacrime perché sapevo che era finito il periodo più bello della vita. Era il periodo più bello della vita, ragazzi. La messa a letto deve essere per un bambino un momento importante, fatto di riti e tenerezze. Sorge il sole, si desta il galletto, va svelto svelto in cima al tetto. Buongiorno, signori. Presto svegliatevi, venite fuori. Così, capito? Dai, leggiamo una favoletta, dai. Il gatto nero. Il gatto nero col muso bianco scese perché era stanco. Dai! Dobbiamo fare la ninna insieme. Che è successo? Dobbiamo fare la ninna insieme, amore. Proprio non le piace la madre. È proprio un astio verso la madre. Pippo maialino gentile si rotola nel fango del cortile e poi si abbronza al sole del mattino. Pippo il gentile maialino. No, si fa la ninna ora. Non lo devi far scendere dal letto. Quando ordini la mano su Wish. Vabbè ragazzi, stanno facendo progressi. Oh, sono progressi ragazzi, cioè, ricordate a Cesare quel che di Cesare. Stanno facendo dei progressi.
Ragazzi, sono comunque dei progressi, quindi... La messa a letto è stata favolosa, perché non ci avrebbe scommesso nessuno. Simone dormiva con noi fin dalla nascita, praticamente. Grazie alla Tata abbiamo risolto che lui dorme nel suo lettino, anche per una questione di spazio e di intimità. Non ci credevo di riuscire così presto. Devi continuare così, capito? Sono i risultati della vita, è riuscito a mettere a letto il figlio. Grazie. Adesso si ciulla col papà. Con quale musica me lo stai dicendo, scusami? Corri, corri. Simone ha bisogno di essere stimolato, di imparare nuove parole. La bambina nel frattempo si sta mangiando il telecomando. Sì, ma la bambina si sta mangiando il telecomando. Corri. No, il cellulare. Simone ha bisogno di essere stimolato. Sì, ma non si ma si sta mangiando il cellulare però. Di imparare nuove parole. Ha bisogno di diventare un bambino di 3 anni. E quindi ho deciso di... Ma bambina, buono questo Apple. Apple vuol dire mele. Buone le mele. È un gioco che fa bene a tutta la famiglia. Questo serve ad associare tipo la mucca al cucciolo. E tu per esempio fai verso, devi usare la mimica facciale. Andrea, ma perché ci è la pubblicità broncio broncio? Perché ci è la pubblicità? Ci è? Beh, perché non hai fatto la sub, patatino. Se non hai fatto la sub si vede. No, per attirare la sua attenzione, così lui si diverte ed impara a concentrarsi. Guarda! E questo? E il maialino. Le mucche fanno papà mu. Fa il verso del maialino. Come bravo. Posso, grazie. Questo per la salve, per mai, patino. Cane. Il cane. Come fa il cane? Papà. Bravo Simone. Gatto. Gatto. Questo gioco serve a stimolare la creatività e l'intelletto dei bambini. Il gatto fa... Il gatto fa... Ah! La mucca fa... Ah! Il cavallo fa... Ah! Bravissimo bambino! E nello stesso tempo può essere un momento divertente per tutta la famiglia. E che verso fa il cavallo? Ah! Il cavallo. Dai! Ah no, scusa, è... Devi sorridere mentre lo fai, Alessandro. Ha sorriso i crampi, ha sorriso... Non sorridevo da 8 anni! Sono rimasto bloccato! Aiuto, i crampi! Come fa la tigre? Come fa la tigre? Brava. Come stai, carissimo? Ah, bene, caro, grazie, grazie per i cibi. L'apocalisse, guarda, che succede? Guarda, è iniziata la sua strocca. Dai, amore. Guarda, Simone, guarda. Senti, canti lo sceriffo. Cantiamo lo sceriffo. Guarda, vieni. Facciamo la gara con le macchinine. Facciamo la gara con le macchinine. Dai, forza. Eccola. Sì, ma signora, non dovrebbe... Signora, non dovrebbe cercare di capire cosa vuol fare suo figlio. Non... Vieni. Non voglio fare Letizia, non proponi tante cose. Una cosa. Gabi, grazie per i due, mentre andrò al mattino. Scegli tu, scegli cosa ti piace. Giochiamo con la pianola? Beh, vieni, giochiamo con la pianola. Mettiti qua. La musica! Cosa succede? Giochiamo con la pianola. Mettiti qua. Uno sguardo perso nella disperazione. L'oblio nei suoi occhi, l'abisso sconfinato della tristezza, l'oscurità, la tenebra.
il fallimento. La musica. Adesso suoniamo. Guardala, è proprio guardala. Gli occhi vitrei persi nel vuoto, proprio come affranta. Ma non mi guarda neanche in faccia. Che... non lo so. Cioè, si sta comportando come se io non gli ho mai dato confidenza, come se io non l'ho mai pensato in tutto. Signore, è un bambino di 4 anni, per Dio! Signora, per Dio, è un bambino di 4 anni! Ma che cazzo fa l'offesa? Ma Cristo, signora, ha 4 anni sto cazzo di bambino! Ma perché fa l'offesa? Comportati come se io non avessi mai ciucciato da queste tette il latte, eh? Fai lo stronzo, migliori, eh? Ti comporti come se non ti avessi mai dato amore. Gugu gaga il cazzo. A me non lo dici gugu gaga. Tutta la sua vita, non lo so. Ma non puoi agire così. E tuo figlio devi stargli vicino. Ma io gli sto sempre vicino. Però c'è aggressività. Ma per forza, perché lo vedo diverso. Ma non devi... Ma che cosa lo vede diverso? Da che senso? Mio figlio, da quando sei cambiato, non è più come quando avevi 6 mesi. Non è più come quando eri un feto, che non parlavi e scalciavi. Sei cambiato, figliolo. Cosa è successo in questi anni, eh? Perché sei cambiato? Di essere aggressiva con... No, perché non sei più come quando eri uno spermatozoo? Com'è che sei cambiato, eh? Prima eri così tranquillo. Eri un piccolo spermatozoo che sculettava con la coda verso un ovulo. Tuo figlio... ora stai facendo un problema. I bambini si esprimono così. Mamma. Il loro disagio li esprimono così. Mamma. Vabbè. Evidentemente fino ad ora... Scusa, Alessandro. Cioè, non mi avevi vista giocare. Gioco tutto il giorno con loro. Sì. Guarda... Guarda il padre. Sì, ma a me che cazzo me ne frega, scusa. Il padre me ne frega un cazzo. Al padre non frega un cazzo. Il padre, sì. Varie volte devi fare un lavoro giù te stessi. Sì. Stare tranquilla. Mi è piaciuto proprio, il padre non ce l'ha, proprio, non gli frega un cazzo. Letizia ha una reazione eccessiva e quindi ho deciso di parlare con lei. Letizia, com'è che sei eccessiva? Allora, prima ti ho visto agitata. Come mai? Vedere Simone per l'ennesima volta fuori dal controllo mio. Mm-hmm. Mi sento sconfitta quando lo vedo così. Ti ricordi cosa ti ho detto? Che l'ansia peggiora la situazione. Per esempio, quando tu sei andata a fargli vedere i giochi, non puoi nominare 3 cose diverse in un secondo. Il bambino non capisce niente. Devi... No, non è che il padre è sottomesso, in quel contesto non ne fregavo un cazzo. Proporre una cosa. Ma Simone, grazie per i 2 bentornati per Armando, per attirare la sua attenzione. Quando lui si butta per terra e parte col capriccio, non so mai se stargli ancora di più dietro o lasciarlo. Stare. Quando un bambino fa il capriccio, prima cerchi di capire perché fa il capriccio e provi a tranquillizzarlo. O propone un gioco. Se è una cosa che non hai riuscita a fare, cerchi di trovare un'alternativa. O lo incoraggi, dice dai, non è niente, capito? Cioè si fa così con i bambini, gli devi dare sicurezza. Invece se tu ti arrendi e stai lì e lo guardi, non riesci a ottenere niente da lui, ma peggiori la situazione. E poi ci sono casi in cui continua a fare i capricci perché vuole ottenere una cosa che non dovrebbe. Lo devi ignorare e vedrai che... Con la fermezza. Si trasmette tanto con la mimica facciale. Perché quando approcci il bambino, si trasmette tanto con la mimica facciale. Si trasmette tanto con la mimica facciale. Ehi, figliolo, andiamo a Troie stasera. Figliolo,
ti voglio un sacco di bene. Ora andiamo a berci del whisky. Andiamo a prostitute, possibilmente con la sinfilide. È ora che diventi un vero uomo. Ma cos'hai questa faccia? Perché quando approcci il bambino, Elisabetta, Simone, gli dai energia positiva. E quindi il succo, se vuoi approcciare bene i tuoi figli, è sembrare Joker. Cioè, quando approcci tuo figlio, vai così. Figliolo! Why so serious? Conseguenza, lui lo riporta a te. Basta negatività. Basta i musi lunghi, basta i silenzi. Ti incolli la faccia così. Pensa ai visi dei tuoi figli. C'è la Elisabetta che è... Il figlio è prostitute. Ah! È briosissima quella bambina. Dovresti prendere Greggio, tanto da lei, no? Grazie per la salve, non te la fermare, sì, Martino. Sono in sicurezza perché ho paura di insegnare delle cose sbagliate. No. Signora, guardi, non è che fino adesso... Guardi, signora, non è per voler essere rompicoglioni, però non è che fino ad ora è andato tutto bene, voglio dire. Non è che tutto perfetto fino adesso e poi paura di sbagliare. Una mamma, quando è tranquilla, prende sempre le decisioni giuste. Va bene? Mm? Quando il bambino dorme, che russa fa? Ah! Ah! Dorme così il figlio. La giornata è stata faticosa e ricca di emozioni. Ho deciso di sdrammatizzare un po' e quindi introduco la mia parola d'ordine: divertimento! La bambina, secondo me, tra un po' lo stomaco gli è shakerato. Dai, un po' lo vomita lo stomaco la bambina. In realtà non c'è la musica, io ve lo dico. Ragazzi, non c'è la musica, l'hanno messo in post produzione. In realtà sono nel giardino in silenzio. Sono in silenzio e fanno dai Sulle mani! Ua! Dai! Sulle mani! Ma non c'è niente! Silenzio totale! Andiamo avanti, che lo so, la musica. Benvenuti in Turchia! Guarda Pechino Express in Ma io streaming. Volevo andare in Giappone! Entra ora in Now! Avete sbagliato capitale, Pechino non è in Turchia. Ma che è la scoteca? Ma che bello! Bravo! L'insegnamento più bello sicuramente è stato il momento in cui mi ha detto che devo rilassarmi, non devo pensare. Il bambino mentre balla! Il bambino! Immagina vicino che vede gente ballare senza musica a caso. Grazie per dirci il palatino! Pensare a tutte immagino. Le cose che mi possono far stare male, pensare solamente ai nostri figli, ai miei figli, alla loro serenità, e a giocare molto di più con loro e godere di questi momenti, perché poi sono momenti che passano in un attimo. Simone e Letizia stanno iniziando ad avere un nuovo tipo di rapporto. Ma Simone ha bisogno di esplorare il mondo e quindi ho deciso di farlo partire. È ora che diventi un allenatore di Pokémon. Ha già 4 anni, può prendere il suo primo Pokémon dal professor Oak. È ora che cominci a esplorare il mondo per diventare campione della Lega Pokémon. Che tra l'altro sì, non so se ci fate caso, ma nel mondo dei Pokémon a 10-11 anni si va in giro per il mondo con un Pokémon. A 10-11 anni. Portare la famiglia a fare una gita. Nella serie tiri un pugno in faccia al bambino, gli rubi i Pokémon, hai fatto. Vedi il bambino che arriva, ti sfido a un incontro di Pokémon! Tiri fuori la pistola, gli spari, adesso sono miei, vaffanculo. Charizard usa K47! È super efficace! Ovviamente lo zoo, non avevo una piega, figurati. Ma che carino!
bambino, ma guarda che bello! Futuristico. Fantatino. Ma che carino, guarda, in questo zoo ci sono anche i Maranza. Guardali, Maranza, che pascolano. Che carini. Oh, però non dovresti tenerlo in una gabbia. Io sono contrario, i Maranza devono girarsi a Milano liberi. Sono contrario che li mettano in gabbia per esporli alle persone normali. Altri Maranza, mio Dio. Ma proprio tutto fatto di Maranza. Lo sai, Simone, che dal paese dove viene la tata ci sono i leopardi? Lo sai, Simone? You like a move and move it. Qual è la parola d'oro? Divertimento. Bello l'orso! La sicurezza che mi ha trasmesso la tata mi ha fatto solamente bene, perché mi sta facendo vivere i momenti con i miei figli in maniera molto più bella, più piacevole e più serena. Bisogna sorridere di più con i bambini e non pensare ad altro, pensare solo a loro. Siamo pronti! Pronti! Fammola le foche! Come si muoveva sinuosa la foca? È solo all'inizio. Spero che si ricordino sempre delle mie parole e che Letizia nel frattempo diventi più mamma e meno donna. Troppa è arrivato musica. Il momento di salutarvi, perché è finita la mia settimana. Vi lascio una cosa che vi leggerete quando sarò andata via. Un abbraccio. Grazie. Briosetta. Ciao Alessandro. Grazie. Il padre è sempre sorridente. Ciao Alessandro e ciao, grazie. Ciao piccolino. Amore. Guarda il cameraman. T'ammazzerò mentre dormi, bastardo. Però ha dei bellissimi occhi il bambino. Cari Simone, Elisabetta, Letizia e Alessandro, è stata una settimana intensa e ricca. Va bene, la parte della lettera è una rottura di coglioni. Un attimo che vado a pisciare. Allora, pampere, all'ova! Adesso facciamo un attimo Elden Ring, che devo fare delle cose insieme a voi. Poi magari domani giochiamo a God of War. Li alterniamo un po'. Ho rotto il gioco. Smettetela di scrivere. Smettetela di scrivere. Ah! Ma siete deficienti! Ragazzi, credo di aver un po' rotto il gioco in termini di danni. Però, tra l'altro iniziamo il terzo viaggio, non per dire, ma... Iniziamo il terzo viaggio, non per dire. Quindi siamo in NG più 2. Però, questo che faremo adesso è un po' un test.
faremo un test, perché io ho come l'impressione di aver creato una build che fa talmente tanti danni che credo sarà un po' tutto inutile. Però adesso vediamo. Ah, Andrea, ciao. Ciao Bonatino, grazie per il cin. Miglior classe per Elden Ring? Dipende, Valentino, dipende come sei abituato a giocare. Adesso devo fare... Devo fare